Abbiamo definito la successione, cos'è una successione estratta? In realtà però una successione estratta normalmente noi la indichiamo con questa notazione qui. Cioè, invece di scrivere phi di n, siccome siamo abituati a dare i nomi ai numeri interi j, h, k, m, n, noi scriveremo, invece di scrivere a con n, n, scriveremo a con n, j, j. Cioè l'idea è questa: in origine avevamo chiaramente la successione a con 1, a con 2, a con 3, a con 4 e così via. Adesso sarà rimasto a n1, poi ci sarà da qualche parte a n2, poi a n3 e così via. L'unica regola, in base a quello che abbiamo detto stamattina, quindi n1, n2, n3 sono gli indici che sono sopravvissuti dopo aver fatto l'estrazione, e la regola ovviamente sarà che n1 sarà minore di n2, che sarà minore di n3 e così via. Chiaro? Quindi d'ora in poi, quando parleremo di una successione estratta, useremo, perché è molto più pratica, questa notazione qui. Va bene? Ok. Adesso io voglio sapere, quindi la proposizione che sto per andare a dimostrare è sia una successione estratta ovviamente da A con N. Allora il minimo limite di A con N è minore o uguale del minimo limite su J di A con N J, che è minore o uguale del massimo limite su J di A con N J. Io mi devo togliere il vizio di fare la A una volta a San Materno, una volta in corsivo, che è minore o uguale del massimo limite su A N degli A con N, cioè quello che avevamo promesso stamattina, cioè che passando a un'estratta il massimo limite non aumenta e il minimo limite non diminuisce, cioè questa forchetta può solo ridursi. Allora la dimostrazione è pressoché ovvia, andiamo a vederlo per il massimo limite. Per il minimo limite la dimostrazione è analoga. Allora, chi è il massimo limite su J di A con NJ? Questo per definizione è l'estremo superiore su K, scusate, è l'estremo inferiore su K dell'estremo superiore per J maggiore o uguale di K di A con NJ, mentre il massimo limite, lo scrivo qua, il massimo limite di A con N è uguale all'estremo inferiore su K dell'estremo superiore per N maggiore o uguale di K degli A con N. Allora io dico che allora questo numero qui era quello che avevamo chiamato B con K. Beh, in questo caso lo chiamiamo in maniera analoga, per esempio B' K o beta K, e anche qui che chi varia è J, ma alla fine J è saturato e quindi il tutto dipende da K. Allora tutto sta a dimostrare che beta K è sempre più piccolo di B con K. E questo è banale perché allora NK è sicuramente maggiore o uguale di K. Quindi osserviamo prima cosa che NK è maggiore o uguale di K. Perché? NK chi è? È il kesimo indice tra quelli sopravvissuti. Io quando estraggo la successione degli indici e i termini corrispondenti vengono cancellati e poi ci sono quelli sopravvissuti. Allora, per esempio, se n1 è uguale a 2, n2 è uguale a 5, n3 è uguale a 6, come nell'esempio che facevamo, il terzo indice deve essere maggiore o uguale di 3.
semplicemente perché il terzo ogni volta scatta o di 1 o più di 1. Ok? Quindi quando arrivo al k-esimo indice sopravvissuto, chiaramente sono arrivato almeno fino a k. Ci arrivavo già prima, se ne cancello alcuni, il k-esimo si sposterà più in là. Ok. Quindi che cosa succede? Che in particolare tutti questi indici nj, siccome j è più grande di k, tutti gli indici nj sono più grandi di k e quindi tutti gli elementi anj che stanno qua dentro stanno anche qua dentro. Allora se io faccio l'estremo superiore su un insieme più grande mi viene una quantità più grande e quindi da questa semplice osservazione segue che bk è più grande di beta k, maggiore qua di beta k. E allora a questo punto bk è maggiore uguale di beta k, sono entrambe successioni monotone non crescenti, ma insomma quando faccio il limite la disuguaglianza rimane passa al limite. Insomma. Se parto una successione più grande faccio il limite, una volta calcolato il limite è comunque maggiore o uguale di questo. Quindi come il massimo limite non aumenta, basta guardare la definizione, io ripeto, faccio l'estremo superiore interno è quello che conta, lo faccio su insieme più piccoli, vengono fuori quantità uguali o più piccole e quindi il massimo limite non aumenta. Allo stesso modo il minimo limite non diminuisce, perché il minimo limite è legato all'estremo inferiore, quindi in quel caso devo fare l'estremo inferiore e quindi lo farò su un insieme più piccolo e quindi l'estremo inferiore sarà maggiore o uguale di quanto era prima e quindi il minimo limite non diminuisce. Poi tenendo conto che qua sto facendo minimo limite e massimo limite comunque della stessa successione, abbiamo anche provato in precedenza che il minimo limite è sempre più piccolo minore o uguale al massimo limite e quindi valgono tutte qua, tutte 1, 2 e 3 queste disuguaglianze. Fino a qui tutto bene. Un'altra cosa devo dimostrare che avevo dimenticato di dire, cioè l'ho detto una volta stamattina ma ho dimenticato di ricordare prima della pausa, voglio dimostrare. Allora, quando non dovete immaginare che questa forchetta si può ridurre a piacere vostro, facciamo un esempio, è lo stesso che ho fatto stamattina. Se prendo a con n uguale meno 1 alla n, se prendo a con n uguale meno 1 alla n, in questo caso il minimo limite vale meno 1 e il massimo limite vale 1. Se prendo un'estratta di questa successione qua, già si capisce intuitivamente, ma un'estratta di questa che cosa può fare? Non può convergere dove gli pare. Può convergere solo o a meno 1 o a 1, quella due valori c'ha. E questi due valori sono ben staccati. O tiro via tutti gli elementi negativi e allora convergerà a 1, o tiro via tutti gli elementi positivi e allora convergerà a meno 1. O se rimangono elementi sia positivi che negativi, infiniti positivi, infiniti, diciamo, infiniti indici per cui a con n è positivo, infiniti indici per cui a con n è negativo, la successione non convergerà, perché varrà frequentemente 1 e varrà frequentemente meno 1. Quindi non varrà definitivamente né 1 né meno 1. È chiaro? Benissimo, quindi in quel caso questo collasso, diciamo, del massimo e minimo limite allo stesso valore può avvenire solo su due valori, o su 1 o su meno 1. Ci sono invece altre situazioni in cui può avvenire anche su valori intermedi. Supponiamo per esempio una successione che faccia meno 1, 0, 1, meno 1, 0, 1, meno 1, 0, 1 e si ripete periodicamente. Questa qui ha sicuramente delle estratte che convergono a meno 1, delle estratte che convergono a 1, ma anche delle estratte che convergono a 0. A questo punto, ovviamente, però, può collassare solo a un valore, diciamo, se ci sono delle estratte convergenti, queste possono convergere soltanto a un valore che è compreso tra il massimo limite iniziale e il minimo limite iniziale, proprio perché, diciamo, corollario di questo teorema, di questa proposizione, dove sta il cancellino? Eccolo qua. Corollario, cancello la dimostrazione, scrivo qua sotto il corollario.
corollario sia massimo limite diagonale n uguale lambda, minimo limite diagonale n uguale lambda piccolo e supponiamo che il limite su j diagonale n j sia uguale a l. Quindi supponiamo che in origine la successione aveva un massimo limite lambda grande e un minimo limite lambda piccolo. Poi ne abbiamo estratta una sottosuccessione con nj e questa sottosuccessione converge a L. Ovviamente, allora, è chiaro che L è compreso tra lambda piccolo e lambda grande. Questo perché L, è solo questi due valori devono coincidere. La successione estratta converge se e solo se coincidono questi due valori. Ma se questi due valori coincidono con L, da qui trovate che L è minore o uguale di lambda grande, da quest'altra disuguaglianza trovate che L è maggiore o uguale di lambda piccolo. Quindi, non è detto che converga, ma se converge, deve convergere, se partiamo da un massimo limite lambda grande e un minimo limite lambda piccolo, deve convergere a un valore intermedio. Può essere lambda grande, può essere lambda piccolo, può essere un altro valore, questo dipenderà dalla successione. Il valore più grande e più piccolo che possono assumere. Aspetta, questo lo stiamo per dire. Adesso quello che vogliamo far vedere, appunto quello che volevo dimostrare che non avevamo ricordato a Luna quando ce ne siamo andati, è che ce n'è sempre almeno un'estratta che converge a lambda grande e sempre almeno una che converge a lambda piccolo. Quindi, mentre per quanto riguarda i valori intermedi, io non so se ci sono estratte che convergono ai valori intermedi, ci possono essere o possono non essere, dipende solo dalla successione originale. Per esempio, nel caso di meno 1, 1 alla n, non ci sono altri valori intermedi a cui possa convergere, o converge a meno 1 o converge a 1. Però, qualunque sia la successione che aveva massimo limite lambda grande e minimo limite lambda piccolo, c'è sempre almeno una sottosuccessione che converge a lambda grande e c'è sempre almeno una sottosuccessione, successione estratta sottosuccessione è la stessa cosa, significa la stessa cosa, che converge a lambda piccolo. E non l'abbiamo già scritto dicendo che è compreso uguale? No, perché potrebbe esserci successioni in cui questo lambda non è mai uguale a lambda grande, non è mai uguale a lambda piccolo, questo L non è mai uguale a lambda grande e lambda piccolo. Nel senso, prendi meno 1, 1 alla n. Allora, l'intervallo di partenza è meno 1, 1. Ora, per come è fatta la successione, abbiamo già detto che quell'estratto può convergere o solo a 1 o a meno 1. Per esempio a 0 non ci può convergere. Abbiamo fatto un altro esempio in cui l'estratto poteva convergere anche a 0, giusto? Quindi tu un altro valore potrebbe benissimo non esserci una sottosuccessione che converge a quel valore, però effettivamente anche in quel caso ce n'è una che converge a 1 e una che converge a meno 1. Per esempio quella con gli indici pari converge a 1 e quella con gli indici dispari converge a meno 1. Però uno potrebbe dire vabbè, però ce ne sarà un'altra in cui il massimo limite è 1, il minimo limite è meno 1 e tutte le estratte magari le estratte convergenti convergono a 0. Ecco, questa situazione non è mai possibile, ci deve essere sempre almeno un'estratta che converge al massimo limite e almeno un'estratta che converge al minimo limite. È chiaro? Non l'abbiamo dimostrato. Ok. Quindi quello che dobbiamo dimostrare è la cosa seguente. Questo, se vogliamo, è un primo teorema un po' più serio, diciamo, i teoremi e le proposizioni che abbiamo fatto finora erano poco più di esercizi. Questo non è che sia, si fa, non è difficile, ma insomma è un po' più serio quello che abbiamo fatto finora. Quindi, teorema sia A con N una successione di numeri reali, prendiamo lambda uguale al massimo limite di A con N. Noi dimostreremo il teorema nel caso in cui lambda è un numero reale,
Ok? Ovviamente il teorema in realtà vale anche se lambda vale più o meno infinito. Se vale meno infinito è tutta la successione che diverge a meno infinito, quello l'avevamo già dimostrato. Ma vale anche nel caso che lambda valga più infinito. Allora, però scrivo appartenente a R perché noi in questo caso lo dimostriamo. Allora, esiste ANJ estratta da con N successione estratta tale che il limite su J di A con NJ è uguale a lambda. Per come dire pulizia dell'enunciato lo scrivo soltanto per il massimo limite. Ovviamente un analogo teorema vale anche per il minimo limite, quindi in realtà ci sarà sempre almeno un'estratta che converge al massimo limite e sempre almeno un'estratta che converge al minimo limite. Nel caso che lambda fosse diciamo più infinito, la dimostrazione sarebbe addirittura più facile, quindi anche per quello è il motivo che non ci perdo tempo. Allora, dimostrazione. Se lambda è un numero reale, vuol dire che A con N è limitata superiormente e vuol dire che valgono quelle caratterizzazioni di prima. Io in verità quelle dimostrazioni le avevo dimostrate quando lambda era limitata. In realtà, se andate a rivedere la dimostrazione, diciamo la caratterizzazione del massimo limite scritta in quel modo vale quando la successione è limitata superior, basta che sia limitata superior. Ok, allora che vuol dire? Allora comincio e dico prendo epsilon uguale 1. Ok? Allora io che cosa so? So che esiste un indice, chiamiamolo Nikon 1, tale che per ogni n maggiore o uguale di Nikon 1, se n è maggiore o uguale di Nikon 1, allora A con n è minore di lambda di 1. Ok? Poi io so per questo, perché la successione deve essere definitivamente minore di lambda più epsilon. Ho preso epsilon uguale a 1, quindi la successione deve essere definitivamente minore di lambda più 1. Poi esiste anche un altro indice che chiamo, allora dico, prendo qua so che per ogni ni esiste n maggiore o uguale di ni tale che A con n è maggiore di lambda meno 1. Allora, questo perché la successione deve essere frequentemente maggiore di lambda meno epsilon. Allora, qua dentro io ho per ogni ni, quindi ni lo posso scegliere io. Come lo vado a scegliere? Lo vado a scegliere uguale a proprio a ni con 1. Quindi so che esiste un indice n1 maggiore di ni con 1 tale che a n1 è maggiore di lambda meno 1. Però siccome n1 è maggiore o uguale di ni con 1, posso anche dire che a n1 è compreso tra lambda meno 1 e lambda più 1. Perché questa è vera, perché l'ho appena sfruttato la proprietà corrispondente del massimo limite, e questa è vera perché siccome ni con 1 è maggiore o uguale di ni con 1, n1 è maggiore o uguale di ni con 1, questa vale per ogni n maggiore o uguale di ni con 1 e quindi vale anche per n1. Poi ricomincio e prendo prendo epsilon uguale un mezzo. Ok? Prendo allora, io so
esisterà un altro indice che chiamerò Nikon 2, tale che se n è maggiore o uguale di Nikon 2, allora A con n è minore di lambda meno un mezzo. Poi, andando nella seconda proprietà del massimo limite, fissando n uguale stavolta a n con 2, so che esisterà un indice che chiamerò n, chiamerò m2 maggiore o uguale di n con 2, tale che come sopra a m2 sia compreso tra lambda meno un mezzo e lambda più un mezzo. Allora, lambda maggiore di lambda meno un mezzo, ho sfruttato la proprietà, ho appena detto che per ogni indice n, ho preso n uguale a n con 2, esiste un indice superiore a n tale che a con m2 sarà maggiore di lambda meno un mezzo. Siccome m2 è maggiore o uguale di n con 2, in particolare a m2 è anche, scusate, qua c'era più un mezzo, ok, a m2 è anche minore di lambda più un mezzo. A questo punto, attenzione, chi prendo n2 sarà il scusate, devo prenderlo prima qui. Allora facevo m2 il massimo tra n con 2 e n con 1 più 1. Allora qua ci metto invece, questo lo chiamo n2 e questo lo chiamo m2. Adesso vi direi con la cosa perché. E questo sarà an2. Cioè la modifica la dovevo fare prima, adesso vi spiego perché. Fatemelo scrivere perché si legga per bene. An2. Ok. N2, n2. Allora, torniamo un attimo indietro. Stavo a n con 2. Poi io volevo portarlo sotto e trovare un indice successivo per cui valesse anche l'altra di sua Jans. Ecco, prima di portare sotto questo indice, cioè invece di metterci qua n con 2, ci metto un altro indice, non ci voglio mettere n con 2, ci voglio mettere un indice che sia il massimo tra n con 2 e n con 1 più. Ok? Lo prendo un po' più grande, questo è tutto. Dopodiché esisterà un altro indice più grande di questo, tale che a con n2 sarà maggiore di lambda meno un mezzo. Siccome l'indice comunque era più grande di n con 2, posso anche usare la disuguaglianza di sopra e quindi sarà anche minore di lambda più un mezzo. Ora, vediamo un po' se qualcuno riesce a capire perché ho preso l'indice m2, non l'ho preso, mentre prima bastava prendere n con 1, stavolta non basta prendere n con 1, ma conviene prendere il massimo tra n con 2 e n con 1 più 1. Perché adesso quando io andrò a scrivere a con n2 compreso tra lambda meno un mezzo e lambda più un mezzo, no, ho riscritto queste disuguaglianze qua. Cosa so io? Io so, e infatti qua ho sbagliato, qua non ci devo mettere n con 1 più 1, ma ci devo mettere n1 più 1. N1? Sì. Per il resto è tutto a posto. Che cosa so? Il n con 2 l'ho dovuto prendere perché così funzionavano tutte e due le disequazioni in contemporanea. Invece n1 più 1 perché l'ho dovuto prendere? Perché il motivo si trova scritto al posto giusto questa cosa, questa posizione. Perché? Perché adesso n2 è più grande di m2, quindi n2 pure lui è più grande di n1 più 1. E a che mi serve? Quando io faccio la successione estratta, qual era l'unica regola che dovevano rispettare gli indici della successione estratta? Dovevano essere crescenti. Allora, se io vado a fare questi ragionamenti, chi mi dice che non torno indietro come indici? Magari la prima volta l'indice mi viene 1000, la seconda volta mi viene 623. E non posso fare A con 1000 e A con 623, non è una successione estratta. Perché poi potrebbero gli indici, insomma, li dovrei riordinare, sarebbe un macello. Quindi, per evitare questo fatto, quando
passo a una scelta successiva di epsilon, che cosa succede? Succede che io mi devo, in questo modo mi sto cautelando che l'indice successivo sia più grande di quello precedente. Ovviamente è chiaro che io posso andare avanti a questo punto quanto mi pare, insomma, quando arrivo a epsilon uguale a 1 su h, quale sarà il ragionamento del passo hchesimo? Esisterà n con h tale che se n è maggiore o uguale di n con h, a con n è minore di lambda più 1 su h. Poi prenderò un indice nh uguale al massimo tra n con h e nh meno 1 più 1. Guardate che è l'indice di sopra e l'indice precedente più 1, tale che poi, allora, che cosa so? Che esisterà, questo lo chiamo mh, e so che esisterà un nh più grande di mh, tale che a con nh, lo riscrivo qui, a con nh sarà compreso tra lambda meno 1 su h in generale e lambda più 1 su h. Quindi questa per la seconda proprietà del massimo limite, e questa perché comunque nh è più grande di nh, di n con h. Quindi quando qua ci metto nh, questa disuguaglianza funziona, e quindi posso anche prendere la disuguaglianza di sopra. Poi l'ultima cosa che mi rimane da notare è che nh è una successione strettamente monotona, perché io nh è maggiore dell'indice precedente, n con l'indice h meno 1 più 1. Qua state attenzione, fate attenzione alla posizione. Per esempio, n10 è maggiore di n9 più 1. Il più 1 va messo sotto, perché ho l'indice n9, poi l'indice n10 deve essere maggiore dell'indice precedente n9 più 1. Quindi questo è. E quindi in generale potrò qua riscrivere che lambda meno 1 su h è compreso, a con nh è compreso tra lambda meno 1 su h e lambda più 1 su h. Adesso quando h tende a infinito, che succede? Che questa di sopra tende a? Quella di sotto invece tende a? Lambda pure lei. E quella in mezzo tende a? Quindi abbiamo trovato, cioè l'abbiamo proprio costruita con le mani, una sottosuccessione che converge a lambda grande. È chiaro che io, procedendo in modo del tutto analogo, invertendo le disuguaglianze, posso costruirne un'altra che converge al minimo limite. Quindi, nel caso per esempio di meno 1 alla n, la cosa è banale, n pari a 1, n dispari a meno 1. Ok. Bene. Detto questo, tra l'altro questo risultato ci farà molto comodo, ve lo dico adesso così, quando ve lo ripeto, adesso non lo capirete, ma quando ve lo ripeto lo capirete bene. Ci farà molto comodo quando dovremo dimostrare che i compatti di R sono chiusi e limitati. Per quale motivo? Perché quando, per dimostrare questo, ci servirà che l'intervallo meno 1, 1 è compatto, allora prenderemo una successione compresa tra meno 1 e 1. Dimostrare in quel caso che il compatto significherà trovare una sottosuccessione che converge all'elemento dell'insieme, basterà anche prendere una sottosuccessione che converge al massimo limite, la successione è compresa da meno 1 e 1, il massimo limite è compreso da meno 1 e 1, e quindi una sottosuccessione che converge al massimo limite sicuramente converge a un elemento dell'insieme. Adesso non ci avete capito niente, ma qua tra, cioè, la settimana prossima capirete tutto. Quindi diciamo ci troveremo un teorema di una certa difficoltà che è un corollario, che verrà gratuitamente come un corollario di questo esercizio che abbiamo fatto adesso. Ok? Adesso per quanto riguarda la teoria, per oggi basta. Adesso vi date un libro di esercizi e vi faccio 20-30 esercizi al libro.
E che ci vuole? Quella lì ci vuole 3 secondi per... Mica, invece di fare sempre esercizi magari un po' più complicati, facciamo un po' di esercizi un po' più stabili. Ce l'avete un test, il test di esercizio? Scusatemi, no, ci stanno. No. Nessuno a portare il libro, ecco, va bene. Questo si può più un po' per me sì. Grazie. Ok, allora prendiamone un pochino. Vabbè. Vabbè, qua ce ne sono due abbastanza facili. Prendiamo n cubo meno 1 fratto n alla quarta più 1. Questa già vi ho detto come si fa, perché sono due polinomi in n. Comunque vale sempre il discorso di mettere in evidenza la quantità più grande. Questo, quindi sopra mettere in evidenza n cubo e mi rimane 1 meno 1 su n cubo. Sotto mettere in evidenza n alla quarta e mi rimane 1 più 1 su n alla quarta. Quindi mi viene 1 su n per 1 meno 1 su n cubo fratto 1 più 1 su n alla quarta. Che per n che tende a infinito, questa tende a 1. Oh, questa tende a 0, che n cubo va infinito. 1 meno 0 fa 1, questa tende a 0, questa tende a 1, questa tende a 1, questa tende a 1, il rapporto tende a 1. Per 0, il limite è 0. Ma mica dobbiamo mettere a specificare 0, 1, 0, meno 1, 9. Se lo vuoi specificare, in questo caso può essere utile, perché no? Se tu lo vuoi dire, non è una, in questo caso non è una cosa inutile. In questo caso è 0 più o 0 meno? 0 più. È chiaro che il segno di tutto questo ambaradan è positivo? Allora, questo tende a 1, che è un numero positivo, questo tende a 1, che è un numero positivo, questo tende a 0 più, quindi il tutto è 0 più. E va bene. Ovviamente supponiamo per esempio di fare quest'altro lì. Perché da destra? Perché questo è positivo, questo è positivo e questo tende a zero da destra. Allora per tendere a zero, se ci tende da destra vuol dire che si mantiene positivo, se ci tende a sinistra vuol dire che si mantiene negativo. Questo è positivo e quindi ci tende da destra. Allora ci vede. Allora facciamo quest'altro limite, limite di 3n cubo meno più 1 meno n alla quinta fratto 4n alla quarta più 1. Quanto fa? Meno infinito. Per quale motivo? Allora, qua c'erano veramente due piccolissime, non neanche difficoltà, bisogna saltare due cose. Qual è la quantità più grande tra quella del numeratore? Meno n alla quinta. Allora, meno n alla quinta, qua c'è 1 meno 3
fratto n quadro meno 1 fratto n alla n. Sotto è, se vuoi, 4n alla quarta, qua abbiamo 1 più 1 su 4n alla quarta. Allora, come vedete, quando mettete in evidenza la quantità più grande, poi vedremo che diciamo più grande nel senso che diverge più velocemente, vedremo che in altri casi sarà meno ovvio qual è la quantità più grande. Nelle parentesi minimale sempre comincia sempre con 1 più tante altre cose che tendono a 0. Ovviamente se ce n'è una di quantità più grandi, se ci sono più quantità più grandi, allora il discorso è più complicato perché bisognerà prima semplificare. Ah, quindi qua questa tende a 1, questa tende a 1, qua adesso se fate la semplificazione rimane meno n quarti tende a meno infinito. Vabbè, che ci rimane i quarti sotto, ci rimane, però non ti dà fastidio, sembra a meno infinito, va, ma i quarti c'è e va a meno infinito. Ok, attenzione, facciamo quest'altro limite. Stavolta viene 0, perché viene 0? Perché al numeratore, fate attenzione, ce ne sono due di n alla 5. Allora, io non posso dire qua metto in evidenza n alla 5, qua metto, quindi rimane n e il resto tende a 1. No, devo prima semplificare. E una volta che ho semplificato, n alla 5 è sparito e sopra mi è rimasto, diciamo la quantità di sopra è diventata molto meno, diciamo, divergente, ma in maniera molto meno significativa, da n5 sono passata a n3. Quindi stavolta l'esponente sopra è 3, sotto è 4, e quindi tende a 0, come quella là, tende a 0. Allora, ricordatevi, questo fatto prelude, già è vero che dice Tortorella che io sono autoamplificato, però pensate soltanto che succede se prendi il microfono. Diciamo, la mia gola migliora, ma i vostri timpani peggiorano in maniera significativa. Se ci scrivo dentro al microfono. Ok, quindi fatemi parlare, diciamo, senza dover gridare. Allora, questa cosa che abbiamo visto in questa situazione, in questi due esempi con le successioni, verrà sistematizzata quando parleremo, anche dopo quando avremo fatto le funzioni, quando parleremo del principio di sostituzione degli infinitesimi. Tuttavia, in attesa di ciò, per farvi capire un po' come funziona, diciamo, la miglior metafora di quello che sarà poi il principio di sostituzione degli infinitesimi e degli infiniti sarà quella che sono le regole di buona educazione. Ci sono delle regole precise che imitano questa situazione qua. Il principio è quello che della formula latina, insomma della frase latina ubi maior minor cessat, che significa? Dove c'è una cosa più importante, dove c'è una persona più importante o una cosa più importante, è inutile stare a pensare a una cosa meno importante. La minore perde importanza, quindi se qua c'era n5, n cubo in questo limite perdeva tutta, cioè non serviva a niente. È chiaro? Se qua c'era n5 e non si cancellava, allora questo libro c'è più infinito. Questa è una regola diciamo che si deve osservare anche per buona educazione. Se adesso qua entra il rettore o entra il preside, lo salutiamo tutti. Ok? E se il rettore dice vuole parlare, allora io mi metto da parte, e perché ci sta il rettore e vuole parlare. Però state attenti che pure voi avete meno importanza di me in questo contesto qua istituzionale. Quindi che succede? Aspetta un attimo, c'è una situazione che vi può mettere in grosso imbarazzo, perché se là viene il rettore e io non lo saluto, mo che fai tu?
potrei averlo non salutato perché diciamo non l'ho visto, ma potrei anche non averlo salutato perché ci siamo litigati, che ne so, io lo voglio contestare in qualche modo, ma tu sei in difficoltà, perché se ti ha, diciamo, se non lo saluti stai facendo un torto a lui, se non lo saluti stai facendo un torto a me. Ma l'esame noi lo facciamo con lei. Esatto. Sì, però poi magari dopo lo devi fare pure correre tu, che ne sai, ci sarà pure un altro esame, quindi non pensare alla utilità immediata della cosa, pensa al fatto se sia giusto o meno, è chiaro? Quindi poi c'è un'altra regola oltre all'ubi maior minor cessat. Qua questi due valori più grandi, che sono entrambi più importanti di N3, però si sono allora questa io la chiamo la regola dei film americani. Allora, quando c'è un film d'azione americano, alla fine il buono e il cattivo come finiscono? Finiscono sempre a cazzotti. Prima c'avevano le armi nucleari, per qualche misterioso motivo tutte le armi nucleari sono state neutralizzate da l'una e dall'altra parte. Poi sono passati a utilizzare le armi convenzionali, sono sopravvissuti. Poi sono passati a utilizzare armi convenzionali più leggere. Alla fine, finite tutte le risorse, ci vuole sempre una bella scazzottata o qualcosa del genere. Quindi, ragazzi, sto cercando di rendere di più agevole qualcosa. Allora, quando è chiaro che se questi si elidono in sostituzione di N5, conta poi chi viene dopo. Quindi la prima cosa bisogna andare a verificare se si elidono o no. Cioè, nel senso, anche nel film, se funziona la prima arma nucleare, basta, finito il film. Quello per quel motivo lo fanno elidere, cioè, non lo fanno funzionare. No, ci sono delle eccezioni, no? Ci sono dei film in cui fatto apposta, tipo vabbè, non facciamo, pubblicità. Comunque, diciamo, vanno controllate tutte le elisioni e poi mano a mano bisogna vedere quello che rimane. Adesso facciamo qualche esempio un po' più significativo, che questi esercizi già li avevamo parlato. Allora, prendiamo per esempio un limite per n che tende a infinito. Qua prendiamo logaritmo in base 3 di n più 1, anzi più 3, non cambia niente. E qua ci mettiamo logaritmo in base 3 di n più 1. Quanto fa questo lì? Ecco, già adesso abbiamo sentito tre risposte diverse. Ma quale 3? Vabbè, qua ci ho messo le parentesi, qua ce l'ho messo, ma sembra la stessa. Qual è la quantità grande? Logaritmo in base 3 di n. Logaritmo, allora, logaritmo in base a di b, o logaritmo in base a di c, è uguale a logaritmo in base a di b per logaritmo in base b di c, o no? Quindi se io voglio usare sempre la stessa base, noi useremo quasi sempre la base e, se voglio fare logaritmo in base 3 di n, se voi siete abituati a usare quello in base 10, il ragionamento è perfettamente lo stesso, cambia soltanto il numero questo è uguale al logaritmo in base 3 di e per logaritmo naturale di n, ok? Cioè questo è logaritmo naturale di n fratto logaritmo naturale di 3.
questo ragionamento potreste fare anche in un'altra base. Quando cambio base, se io scrivo logaritmo in base a di b è sempre log b fratto log a. Ok? E quando scrivo log senza scrivere vuol dire che vale in qualunque base. Lo posso fare in base 2, in base 3, in base 50. Se cambio base qui, semplicemente mi viene lo stesso fattore a moltiplicare che si è lì. Ok? Le proprietà delle potenze, dei logaritmi, le dovete sapere. Se non le sapete, precursi. Gioco dell'O, si torna alla casella. Precursi. Non è che posso fare tutto io. È chiaro? Ok. Logaritmo di n. Logaritmo naturale di n. Quando n tende a infinito, a quando tende? A più infinito. Oh, come si dimostra? Ma io lo faccio con logaritmo in base 10 di n, che è più facile perché siamo più abituati. Tanto se lo faccio in base e c'è solo un numero positivo a moltiplicare. Se questo tende a più infinito, anche quello tende a più infinito e viceversa. Ma il logaritmo in base 10 di n, qual è la parte intera del logaritmo? La parte intera del logaritmo in base 10, qual è? Allora, logaritmo in base 10 di 3473,24. E la parte intera quanto fa? Allora, logaritmo in base 10 di 3743,24 è uguale a qualcosa virgola. Questo qualcosa quant'è? 3. Ah, alleluia. 3 virgola. È chiaro che comincia con 3. 10 alla 3 fa 1000, 10 alla 4 fa 10.000. Sta in mezzo. Quindi, quando faccio il logaritmo in base 10 di un numero, la parte intera quant'è? È il numero delle cifre intere meno 1. Quindi quello c'ha 4 cifre intere, il logaritmo comincia con 3. Se aveva 67 cifre intere, il logaritmo cominciava sempre in base 10, cominciava con 66. 66 virgola. Ok? Allora, quindi cosa posso dire? Perché questo logaritmo tende a infinito? Banalmente perché se un numero lo diciamo, se faccio diventare n grande, quando n avrà più di m più 1 cifre, il suo logaritmo farà almeno, diciamo, mettiamo m uguale a 50. Allora, se n è maggiore di 10 alla 50, il logaritmo in base 10 sarà maggiore di 50. 10 alla 50 significa che scrive almeno con 51 cifre in te, in base 10, no? Ok, quindi è ovvio che il numero, quando n va infinito, il numero di cifre che intere che devo usare va pure lui più infinito, e quindi logaritmo di n va più infinito. Ok. Quindi, tornando qui, perché qua fa 1? Perché qua quello che va più infinito è questo. Questa è una costante, questo lo metti in evidenza e si semplifica questo. Questo rimane 1 più 3 fratto logaritmo in base 3 di n. Qua rimane 1 più 1 fratto logaritmo in base 3 di n. Allora, questo va infinito, questo va a 0, 0 più 1 va a 1, questo va a 0, 0 più 1 va a 1, tutta sta roba va a 1. Questo si semplifica e 1 1 e viene 1. Allora, andiamo a vedere se qua c'era logaritmo in base 2 di n. Adesso che succedeva? Questo non si semplifica più. Quanto fa?
il limite stavolta. Non va più. Come è determinato il limite? Infinito. Non è? Allora, perdete l'abitudine di andare a casaccio, di andare a tentativi. Andare a tentativi non vi porterà mai da nessuna parte, a meno che l'esercizio è dovuto. Che non so questo, è più difficile. Allora, quando fa questo risultato? Dipende da quello che abbiamo detto poc'anzi. Io dico se entrambi vanno infinito, no? Allora è finito praticamente velocemente, posso semplificare. Quello di sotto è un po' più grande. Quindi non va a zero. Non va a zero. E le proprietà del paritto. Che è un numero in qualunque base, fatto in qualunque base viene sempre logaritmo 2 sul logaritmo 3. Per quale motivo? Oh, ve l'ho appena detto, logaritmo in base 3 di n è logaritmo in base 3 di 2 per logaritmo in base 2 di n. Logaritmo in base a di c è uguale a logaritmo in base a di b per logaritmo in base b di c. Le proprietà dei logaritmi le abbiamo dette un minuto fa. Adesso semplifichi. Questo va 1 e questo va al logaritmo in base 3 di 2. Logaritmo in base 3 di 2 che sarebbe logaritmo 2 sul logaritmo 3, sta scritto qua. E se no che le cose che vi riuscite a fare? Se non collegate, quindi oh, e quanto è sto numero a occhio e croce? In base 10, logaritmo di 2, quanto fa? In base 10. In base 10 il logaritmo di 2 viene quasi preciso, è poco meno di 0,7. È 0, 6, 9, sono 2, 3, 9. 10, 0,7. Meno di 0,3 a 2. Scusate, in base E. Sbagliato, non in base 10. E invece in base E... Sempre in base E, siccome è minore di 3, logaritmo in base E di logaritmo naturale di 3 è maggiore di 1. Quindi verrà 0,7 su una cosa un poco più grande di 1, quindi verrà intorno a 0,6. Ok, poi lo fate con la calcolatrice. Ok? Quindi non va per niente né a infinito né a 0, né a 1. Va a un numero preciso. Ok, andiamo a fare quest'altra. Allora, di greco alla 2n meno 3 fratto 2 per pi greco alla n facciamo, la voglio rendere un po' più complicata, più 5 è banale, eh? Sì. Non è che allora che devo mettere, allora cominciare a dire che devo mettere in evidenza dove si siamo sempre nella forma indeterminata infinito su infinito, allora solo la metto in evidenza no, di greco alla 2 1 meno 3 fratto di greco alla 2 sotto 2 pi greco alla n 1 più 5 fratto 2 pi greco tutte le vadaglie. Ora
che questo anda a infinito e questo anda a zero e che questa parentesi tende a 1 è banale, che la parentesi 8 pure tende a 1 è pure banale, ci sta da semplificare questo. Come si fa? Lo facciamo qua. Pi greco alla 2n fratto 2 pi greco alla n quanto fa? Sarebbe pi greco, sopra sarebbe pi greco alla n per pi greco alla n. Poi, ditemi il risultato direttamente. Pi greco alla n fratto? Ok? A queste due alla n per pi greco alla n, sopra semplifica un pi greco alla n e rimane così. Adesso, siccome questo numero che cos'è? Un numero maggiore di 1. Pi greco mezzi è maggiore di 1. Allora, se A è maggiore di 1, il limite di A alla n è uguale a più infinito. Questo si può fare o applicando la definizione oppure si può fare anche in un altro modo. Volete vedere la dimostrazione che questo limite, allora A alla n, diciamo A è maggiore di 1, A alla n è una successione, com'è? Com'è questa successione? Monotona, strettamente crescente, perché ogni volta moltiplico il numero maggiore di 1 un numero positivo. Allora, quindi essendo monotona il limite ce l'ha, quindi siamo sicuri che è un limite. Allora supponiamo che il limite di A alla n sia uguale a L. Noi non lo sappiamo, però supponiamo che sia un numero reale. Allora, diciamo, ho fatto da questa parte. Allora, ottengo limite di A per A alla n-1, fa sempre L. Ma questo qui quanto deve fare? Deve fare la A, la posso portare fuori. Limite di A alla n-1, ma A alla n-1 è praticamente la stessa successione di prima. Mentre prima era la successione A alla 1, A alla 2, A alla 3, A alla 4, stavolta è la successione A alla 0, A alla 1, A alla 2, A alla 3, A alla 4. Quindi non è l'estratta, è il contrario, cioè quella di prima c'aveva un elemento in meno di questa. Comunque è chiaro che aggiungere o togliere un elemento all'inizio non altera il limite. Quindi qua otteniamo, deve venire A per L. Quindi io trovo che L deve essere uguale ad A per L. Se L, siccome A è maggiore di 1, questo è assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver supposto che questo fosse un numero reale. Se non è un numero reale, una successione crescente, dove può andare soltanto a infinito. Quindi questo è un modo di mostrarlo senza passare per nessun tipo di disequazione. È chiaro? Ovviamente si può dimostrare anche facendo ricorso alla definizione. A alla n sarà maggiore di m quando n sarà maggiore del logaritmo in base a di m. Logaritmo in base a di m è un numero finito, eccetera, eccetera. Però dovremo in quel caso usare il logaritmo. Saranno le 3, sì? 2 minuti di pausa.